una relazione di intimità. È proprio questa condizione di intimità con la città, con la sua luce, con i colori delle pietre e delle facciate dei palazzi che Stephen Meek ricerca ogni volta che la rappresenta in una delle sue opere. Un'intimità nata dallo stupore di fronte ad una bellezza fatta di imperfezioni e di casualità. Stupore che l'artista americano rivive negli occhi dei suoi studenti di arte che arrivano per la prima volta a Roma. L'impatto, ovviamente, quando ho vissuto a Roma, era quanto bellezza esiste in questa città. La bellezza non solo dei monumenti, ma anche la bellezza interiore. Al suo essere giunto qui da straniero, proveniente da un mondo lontano come gli Stati Uniti, il Texas, suo paese d'origine, New Haven, dove si è laureato all'Università di Yale, ha dedicato il titolo della mostra Crossing Borders, attraversare i confini. Confini geografici, culturali, ma anche confini tra una materia e l'altra, tra un muro e il cielo, tra un'intonaca e una pietra, tra la perfezione e l'imperfezione. Questa bellezza, venendo dagli Stati Uniti, sono proprio abituata a un palazzo perfetto. Quando entra non trova mai un angolo che è fuori posto. Venendo in Italia, vedendo come un palazzo è stato costruito sopra un altro, non c'era mai questa perfezione. A sostenere questo attraversamento dei confini, un gallerista italo-brasiliano che, stregato dal fascino di una Roma che da secoli gioca con la sua decadenza, ha deciso di sfidare tutte le immaginabili avversità e aprire un nuovo spazio per l'arte contemporanea. La mia intenzione è di dare opportunità a giovani artisti, artisti che hanno poche visibilità. E sono qui, provo, chissà Roma mi darà un ritorno soddisfattorio. Una foto del signor Michele, guardiamola insieme.